Ciao, Come state? Sono qui, davanti al computer, nel casino più casino, immersa nei bicchieri della birra, ma anche nei tanti pupazzetti che guardate qua. Adesso ve li faccio vedere bene. Guardate qua, che le mie figliole, ormai grandi, aiuto, hanno fatto con una pasta che sembra un pongo, ma che poi diventa tutta dura. Insomma, hanno deciso di fare i loro omini. E quindi vabbè, li risistemo lì nel pasticcio e dicevo, sono qui che stavo un po' cercando di prenotare per le vacanze e mentre stavo prenotando per le vacanze, che è successo? È successo che mi è arrivata una mail da Booking dove mi hanno praticamente, diciamo così, dato il Travel Review Award del 2023 per intanto, vabbè, per aver avuto delle recensioni che hanno portato il mio punteggio a 9 su 10 e questo riconoscimento viene dato appunto a chi ha un punteggio da 9 in su, su Booking. Questo perché? Perché me ne avevo già parlato 3 volte, ho praticamente sia su Booking che su Airbnb messo il monolocale che abbiamo in Francia a Cap d'Agde. E insomma, questo monolocale è così fatto con tanta passione, soprattutto arredato anche con tanta passione, sicuramente con lo stile italiano e non francese, non me ne vogliono i francesi, ma anzi, con il mio stile italiano, insomma, ha ottenuto un buon punteggio, ma secondo me l'ha ottenuto per il posto e perché effettivamente quando vai sul balcone al mattino o comunque durante tutta la giornata, il mare che vedi davanti, beh, ti rilassa, ti porta veramente a pensare a cosa poter fare di rilassante in vacanza. E quindi sono contenta, ma c'è un ma, come sempre c'è un ma, perché sei contenti sì, ma che cosa è successo? È successo che purtroppo è vero che io ho 9 su 10, ma è successo che il riconoscimento è rimasto il titolo praticamente di quando io avevo dato il nome all'appartamento senza sapere ancora che nome dare, quindi per me era rimasto accogliente monolocale con piscina. E che ne sapevo io che poi mi sarebbe arrivato questo riconoscimento? Ma che riconoscimento sarebbe rimasto col nome che io ho dato all'appartamento? Vabbè, insomma, quindi adesso mi devo scervellare a capire che nome posso dare. Perché non posso mica lasciare, brava, sei stata insignita di questo, diciamo così, riconoscimento al tuo accogliente monolocale con piscina, cioè proprio non va bene. Quindi devo pensare a che nome dare, e anzi, qui chiedo il vostro aiuto. Al martedì mi date sempre tanti aiuti, così vi chiedo magari se avete in mente qualche nome che io potrei dare, così lo vado a sostituire, rimane anche un po' più carino, anche da, insomma, da ricercare. Intanto se volete avere più informazioni sul monolocale basta chiedere e io sarò ben lieta di darvi informazioni e quindi chiedervi appunto che nome potrei dare, ma soprattutto parliamo di vacanze. Sì, io mi sono mossa per tempo quest'anno, diciamo così, però mi sono sempre chiesta, o meglio vorrei chiedervi, le vacanze, voi, a parte se siete di quelli che un pochettino giocano in anticipo per trovare anche i costi migliori, giustamente, quindi spendere meno, o siete di quelli che fino all'ultimo non sanno mai dove andare, ma soprattutto siete di quelli che una volta trovato un posto ritornate sempre lì, oppure vi piace comunque cambiare e nonostante tutto, insomma, sia come luogo che come appartamento, che appunto come posto dove poter fare un pochettino le vacanze, le cambiate. Io devo dire che, vabbè, a parte monolocale che ogni tanto ci vado e adesso ci dovrò tornare per dar la tinta, devo dire che a me piace cambiare. Sì, se posso cerco posti nuovi da visitare e da così andare appunto a visitare diversamente. Però è anche vero che se un posto è bello, qualche volta ci sono tornata lo stesso per qualche anno di fila. E sì, magari 2 o 3 volte ci si può tornare nello stesso posto. Poi oh, certo che se il cuore lo lasciate lì, ben venga che ci ritorniate senza problemi.
Io quest'estate, vabbè, ve lo dico, ve lo spoilerò, ho prenotato a Minorca. Vedremo, ma è andata, quindi vediamo un po' come sarà. Comunque, mi raccomando, avete solo 2 giorni di tempo, neanche più, per cervellarvi insieme a me a cercare un nome degno di nota e degno di questo riconoscimento che mi ha dato Booking. Vi supplico, aiutatemi, aiutatemi. Grazie, ve ne sarò grata con la mia presenza martedì mattina alle 9:30. Un bacio, vado. Comunque bello, eh? Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. Va bene, io adesso faccio ancora un po' di ricerche qua e poi niente. Ci vediamo allora martedì mattina, eh? Mi raccomando, puntuali come sempre, alle 9:30. Ah. Se volete, vi faccio sbirciare un po' le foto. Pochettine, va bene, dai. Ecco, guardate qua. Questo è un po' quello che è l'alloggio arredato. E poi queste spiagge, queste scogliere che sono bellissime. Come vedete dal balcone, il mare lì è subito lì. Quindi si può godere di questa bellissima vista, ma fare soprattutto anche molte delle belle passeggiate che ci sono nei dintorni. Va bene, vi aspetto martedì. Oh, vi aspetto però con le risposte, mi raccomando, perché accogliente monolocale con piscina non si può proprio sentire. No, assolutamente no. Ciao!